squadre che hanno fatto il loro ingresso in campo. Buon pomeriggio amici sportivi, siete collegati dal Saraceno di Ravanusa, giornata numero 33 del girone I del campionato nazionale di Serie D, girone I. Licata Gioiese, a dirigere la gara il signor Gianluca Cipriano di Torino, primo assistente il signor Domenico Manzari, sempre di Torino, secondo assistente la signora Francesca Pia Algeri di Milano. Siamo all'inizio nell'aria, poi desiste, sempre palla sul mancino, pallone a Minacori, palla sul destro, tiro schiacciato, masticato, prima occasione per il Licata, la pallone a cercare Abercon col petto, buono, rotulo, prova la conclusione. I duelli in aria, cross sul secondo palo di testa Orlando, Currò tutto di prima, lanza, Murgia ancora, sfera che arriva, lanza un tiro cross che per poco non crea apprensione a Smith. Di Tizian, pallone tagliato coi pugni Valenti con caparbietà, adesso lo fa filtrare, palla Vasil dai 20 metri, il tiro Valenti sui piedi di Teliz che è la cicca. Pallone in mezzo, Currò di testa non riesce a indirizzarla verso la porta. Currò qualche minuto fa, adesso il pallone lungo a cercare Abercon, palla che rimbalza al limite. Attenzione, errore dei difensori, cade giù Abercon, il gol! E il gol ha segnato Calogero Minacori. Il Licata in vantaggio con Minacori che ha sfruttato la defiance, il grossissimo errore della difesa gioiese, si è infilato tra le maglie viola ed è uscito vincitore dopo che erano usciti tutti a vuoto. Il gran lavoro anche di Abercon a dar fastidio a difensore e portiere, e poi a porta vuota Minacori non ha potuto sbagliare. Al 45esimo minuto cambia il risultato al Saraceno, Licata 1 Gioiese 0, Calogero Minacori, sempre per Minacori che in posizione regolare entra in aria, Minacori la sterzata, prova il gioco verso Abercon, finalmente Abercon, primo gol in campionato, un missile raso terra su cui si sono piegati i guantoni di Smith che non ha potuto nulla, e cambia ancora il risultato all'ultimo secondo di gioco, al primo tempo Valentin Abercon porta il risultato sul 2-0, un gol preziosissimo quello dell'argentino per mister Romano. Attenzione adesso alla Gioiese con Vasi e il tiro centrale, la blocca Valenti. Currò trova un buon varco per Murgia, Murgia carica il destro verso la porta, palla fuori non di molto. Per organizzare la manovra trova Rotulo, Rotulo le finde sull'avversario che cade giù, Oliveira, attenzione, Rotulo troppo centrale. Ritorna Minacori a dar manforte, poi Murgia ancora con il destro e il pallone che arriva, danza sulle di porta e c'è il gol di Stefano Currò. Forse il pallone era anche entrato sul tiro di Murgia, però poi Currò ha ribadito in porta di testa. Cambia ancora il risultato, Licata 3 Gioiese 0, prima gioia per Currò, rimanere comunque all'afgano, allarga per Titiziano, il tiro ad incrociare, ci mette le punta delle dita Valenti e quindi Rotulo arriva anche pedalino a dar manforte. Rotulo, vediamo se prova la giocata personale, ancora Rotulo, atterrato, fallo e rosso per Latella. Cipriano va a Rotulo, però sbaglia tutto. Ancora scambio di fatta Minacori, tutto di prima, posizione regolare, Rotulo, Rotulo, il pallone per Minacori. La insegue Rotulo, la insegue anche Zamani, Rotulo alla meglio, non c'è fallo. E adesso è un 2 contro 1, 3 contro 1, anche 4 contro 1, Rotulo per di fatta, tu per tu, di fatta! 4-0 ed è la prima volta anche per Salvatore di fatta. 32esimo della ripresa, cambia ancora il risultato. Licata 4, Gioiese 0, di fatta. Praticamente una prateria per i giocatori giallo-blu e poi un gioco da ragazzi. Sinistra. Entra in aria dal vertice, palla in mezzo a Zamani, il suo tiro, calcio di rigore su un fallo di mano da parte di Cappello, fischia Cipriano, la rincorsa di Teliz e Valenti la para mantenendo inviolata la propria porta, era andato ad incrociare l'uruguaiano.
sul lato corto a sinistra, prova a sfondare, ci riesce di fatta e fischia tre volte il direttore di gara, finisce 4-0 per il Licata, una vittoria scaccia crisi, possiamo dire che serve tanto per la classifica dei gialloblu che salgono a quota 37, due gol per tempo nella prima frazione hanno segnato Minacori ed Abercon, nella seconda hanno arrotondato Curro e